Che spavento. Non sapevo più quello che facevo. Per fortuna la trappola era stata disattivata. Cesare è cascato in pieno. Bene, bene. Questo non c'era l'ultima volta. Benvenuto a Cranio Cavo, pendaglio da forca! I pirati vogliono contrattaccare e le città d'America depredare. Metti un uncino tra due laghi, una sciabola affilata in deserti vaghi, la gamba legnosa su un istmo si posa. Se gli occhi vuoi aprire, con il tre alberi devi partire, verso Cuba ti devi affrettare e nella tempesta navigare. È la bocca di Cranio Cavo. Tesa quelle vele, pendaglio da forca! Assetta le vele! Vento da babordo, vento da babordo! Vento in poppa! Non dimenticare il tre alberi! Inutile. Più mi muovo, più affondo. Sono bloccato. Bloccato nelle sabbie mobili. Morirò annegato se non verrò prima mangiato dagli insetti. Jim! Cosa? Chi mi parla? Bene, Jim Hawkins. Vedo che ti sei messo nei guai. Chi sei? Come conosci il mio nome? So un sacco di cose su di te, Jim.
Potresti almeno presentarti? Fatti vedere. Mi chiamo Pepita e mi mostrerò quando lo deciderò io. Aiutami, Pepita! Tirami fuori di qui! No, no! Sei coperto di fango e non voglio sporcarmi. Ma non puoi lasciarmi qui! Perché no? Ti prego! Non ho voglia di faticare per te, ma ti darò una corda da impiccagioni come portafortuna. Addio! Proverò uno da 8. Accidenti, mi gira la testa. Ho preso la febbre in quella maledetta palude. Il tesoro di Long John è sepolto qui. Mi serve qualcosa con cui scavare. Pepita? Ah, aiuto! Sei ferita? No, ma sono fradicia e ho freddo! Ed è buio qua giù! Quella ragazza è un disastro vivente! Meriterebbe che la lasciassi qui a marcire! Una maschera, un megafono, zampe false... Lo immaginavo. Quella ragazza mi ha preso per uno sciocco.
il manico della pala è un palanchino. Sembra quello che Long John ha usato come gruccia. Senza quel paranco non ce l'avrei mai fatta. È stata dura anche usandolo. Ehi, non sono così pesante, davvero! La febbre mi ha sfinito. Non posso procedere. Sono svenuto. E Pepita è scomparsa. Non mi ha nemmeno ringraziato. Un vecchio diario di bordo scritto in spagnolo. Mancano alcune pagine. Così gli spagnoli hanno cercato di colonizzare quest'isola. Dallo stato degli edifici, direi che se ne sono andati da almeno 10 anni. Bene, bene. Questa pagina proviene certamente dal diario dei coloni spagnoli. C'è qualcosa inciso nel legno. Sembra un cuore. Ed è stato fatto di recente. Così va meglio. La febbre è calata e mi sento fresco come una rosa.
Oro, argento, è il bottino di Long John! Ehi, c'è scritto qualcosa sul fondo del forziere. Procedi, più ricco tesoro ti attende. Un secondo tesoro? Interessante. Lo copierò. Long John mi sta viziando. Ora mi ha promesso un secondo tesoro. E non lascerò l'isola prima di averlo trovato.